c'era la consigliera Elena Grignacchi che si mette a parlare, dopo la consigliera Russo. Sul campo dobbiamo notare che purtroppo la variazione di bilancio relativa all'equilibrio è fortemente giudicata a causa del mancato requisito di quella che noi chiamiamo la elicità di bilancio. E purtroppo è stata persa anche questa occasione per quantificare il reale ammontare dei debiti di questo ente e quindi anche di fare conti con quello che potrebbe essere un predissesto o un dissesto finanziario. Purtroppo dobbiamo dire che si prosegue con la linea della giunta Carpola e successivamente della giunta Fuccio, che è quella praticamente di attestare dei falsi equilibri di bilancio. Ricordiamo solo a campione il caso del debito vantato dalla città metropolitana di Napoli per circa 1 milione di euro per il mancato versamento del tributo TEPA. Noi notiziamo di questo il Consiglio Comunale circa 2 anni fa, ma in realtà sembrerebbe che la città sia molto più alta. Senza dimenticare le cause tra Casone Ambiente e il Comune di Casoia e tra il Comune di Casoia e il Consorzio Cimiteriale che ammontano circa 10 milioni di euro, che in virtù della portabilità armonizzata e del fatto che il Comune di Casoia è socio unico per Casoia Ambiente e per un terzo il Consorzio Cimiteriale, al di là dell'esito delle vertenze, hanno un sicuro impatto negativo sui fondi di bilancio. Anche con l'altro, rispetto alla ripartizione delle spese per le politiche di interventi sociosanitari, sarebbe un notevole debito dovuto all'obbligo non rispettato da parte del Comune di Casoia di versare la quota attinente alla parte sociale delle prestazioni sociosanitarie locali, che più volte in tavolo ufficiale ha richiesto di solo al Comune di Casoia che non ha mai preso provvedimenti in merito. Sul capo chiediamo, oltre alla verifica che abbiamo già chiesto e quindi all'istituzione della Commissione Speciale di Bilancio per studiare il fondo di bilancio per capire la reale situazione, perché consentite che diventiamo obbligati. Noi abbiamo un pareggio di bilancio su carta che è frutto di una serie di artifici contabili, dobbiamo dire questo. Poi, contestualmente, noi apparteniamo anche al Collegio delle Revisioni dei Conti, perché il Collegio delle Revisioni dei Conti, se vuole farsi parte attiva e vigilare affinché la loro reiterata richiesta inserita nei pareri abbia reale accoglimento, qualora non l'avesse, quindi di provvedere in proprio circa il coinvolgimento della Procura Generale della Corte dei Conti nell'accertamento delle responsabilità e del recupero del danno, dando così sostanza ed efficacia a una richiesta che, se non accompagnata da atti e volontà reali, appare una semplice formula di scarico di responsabilità, configurando così un facile assenso al condotto dell'assiste in violazione dei diritti. Premesso questo, anche su questo caso, il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle abbandona la grazie. Allora.